grazie per aver accettato il nostro invito per l'ultima puntata dell'anno. Grazie a lei. Non è stato un anno facile, ne sono successe di cose. Sono successe tante cose. È stato un anno impegnativo. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Allora, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi, anche il governo, proprio come Franco Battiato, cerca un centro di gravità permanente. Si parla addirittura di una verifica della maggioranza di governo, anche se lo stesso Conte e tutti gli altri cercano di minimizzare l'importanza di questo incontro che avverrà dopo la votazione della fiducia alla manovra. Senatori favorevoli 166, senatori contrari 128, il Senato approva. Il Senato approva la manovra di bilancio, la fiducia passa ma non senza difficoltà. Io credo che nella speranza di Conte e anche di buona parte del Partito Democratico stasera ci dovrebbe essere un rilancio in avanti. Come a dire, abbiamo portato a casa la manovra che, come diceva l'europarlamentare Calenda, è bruttina ma non è così orrenda e secondo me non è che potessero fare tanto più, visto che l'hanno poi scritta in pochissimi giorni. Una manovra che definirei la manovra salva Italia, perché alla fine questo è il risultato economico, produttivo e sociale di questa manovra economica. Ma se la matematica non è un'opinione, se quest'anno una famiglia paga 100 euro di tasse complessive, l'anno 21 bene che vada ne pagherà 102 o 100, male che vada perché ne pagherà 105-106, perché c'è una maggiore pressione fiscale. No. È stata faticosa, però penso di poter dire che l'obiettivo è stato raggiunto. La manovra è fatta così. 32 miliardi, tagli e nuove entrate 16 miliardi, deficit 16 miliardi. Lei dice abbiamo tagliato le tasse di almeno 23 miliardi, cui si aggiungono i 3 del cuneo fiscale. Questa manovra economica scontenta tutti. Se in 100 giorni abbiamo trovato 23 miliardi, in un anno intero quanto troveremo? Ma 23 miliardi non sono tasse che già c'erano. Erano tasse che dovevano salire perché lei e il suo governo precedente avevate detto se non troviamo i soldi le facciamo salire. Non c'è un italiano soddisfatto. Quei 23 miliardi non sono simbolici, li abbiamo messi sul tavolo per evitare l'aumento dell'imposta IVA. Prima si torna a votare, meglio è. Noi abbiamo avuto solo 100 giorni per questa manovra. 100 giorni, non sono tantissimi, fino a quando ci si insedia, fino a quando si forma il governo, si formano gli staff, gli uffici di collaborazione e via discorrendo. Siamo messi subito a lavorare. L'IVA non aumenta, aumentano i denari per la sanità, non da adesso, senatore Errani, dal 2013. Aumentano i denari per il lavoro e siamo contenti. In più, abbiamo fatto una manovra sino a 32 miliardi. La differenza cosa sono? La differenza sono 3 miliardi per i lavoratori, taglio alle tasse sul lavoro. 3 miliardi che diventeranno 5 l'anno prossimo. Che per noi, signor Presidente del Senato, vede un bicchiere più che mezzo pieno. Renzi ha detto anche, mi hanno riferito, un bicchiere mezzo pieno. Ha detto, tra l'altro, voglio vederlo mezzo pieno. Ma guardi, lo vedrà traboccante questo bicchiere. Ora vedremo. Da qui al 2013 servirà una brocca. I giallorossi, che sono nati ufficialmente per evitare l'aumento dell'IVA, ora che hanno ottenuto il risultato si chiedono: e adesso come andiamo avanti? Renzi mette il dito nella piaga chiedendo un cambio di passo. Di Maio pensa a come evitare nuove defezioni nel suo movimento e Conte invoca vertici, verifiche, conclavi che poi regolarmente si smosciano come una sugar tax qualunque. Quando arriva una manovra così poderosa, 30 miliardi, sembra che quasi ogni componente di questa maggioranza si impegni più a dire la cosa che lui non voleva,
oppure quanto gli costa votare questa manovra, piuttosto che dire guardate che bel lavoro che abbiamo fatto. Invece, in specie Renzi, Di Maio, stanno sempre a dire guardate, vabbè, dai, buttiamola giù che magari succede qualcosa che cambia il quadro. Non sembrano crederci molto. Io direi che aritmeticamente solido e politicamente debolissimo. Anche questa manovra non esprime una visione di politica economica, ha confermato le due misure cardine del precedente governo, il reddito di cittadinanza e quota 100, ha introdotto queste mini tax delle quali abbiamo parlato per settimane, che alla fine sono state ridimensionate nella durata e nei numeri. Sì, appunto, tanto rumore per nulla. Insomma, è un governo che evidentemente tiene insieme i diversi. Ecco, siccome io qui, dentro questa manovra, non trovo alcunché di espansivo, per cortesia, concluda. Provo e chiudo ancora una volta una logica che è quella della gabbia di Bruxelles, purtroppo dovrò votare no. Grazie. Intanto questo governo aveva un compito principale, che era di riagganciare l'Europa. E questo è avvenuto. E non è una cosa da poco. Io non vorrei che mentre questi sono tutti impegnati a cercare il loro centro e gradà permanente, noi, gli italiani intendo, ci trovassimo a dover cantare un'altra grande canzone di Franco Battiato. Questa. Sigla. Il governo è finito, ha la vitalità di una persona in coma vegetativo. Questo non significa che non possa durare anche a lungo, ma è morto. Perché questo è un governo che vivacchia, però ha delle fortune. La prima è che tutti quelli che ne fanno parte non hanno alcun interesse ad andare a votare. Anche l'ultimo sondaggio che abbiamo visto da Enrico Mentana, sono tutti messi malino per non dire male. O salgono di poco o perdono. Crede davvero di arrivare fino al 2023 con questo governo? Quando dico che ci credo tantissimo non significa che è una prospettiva fideistica. Io ci credo con determinazione, con passione, con impegno, con testa, con cuore. La vostra legge di bilancio si potrebbe sintetizzare con sì alla cannabis e no all'aranciata. Ieri c'è stata polemica al Senato, credo, su la droga leggera, la liberalizzazione della droga leggera. Lei è favorevole o contrario? Guardi, è un'iniziativa parlamentare quella, quindi non è del governo, non ci siamo posti il problema, non rientra tra i punti programmatici. Presidenza dichiara inammissibili commi da 791 a 795 recanti disposizione in materia di canapa. La giornata in aula era iniziata nel caos. La presidente Casellati dichiara inammissibile l'emendamento 5 Stelle sulla legalizzazione della cannabis light. Insorgono i grillini mentre le opposizioni applaudono. Se alcuni colleghi mettessero per l'agricoltura vera la passione che ci mettono per le canne, l'Italia sarebbe un paese più sano. Lo scontro si accende sull'emendamento salva cannabis leggera, che la Casellati non ammette. La Lega festeggia l'inammissibilità dell'emendamento sulla canapa leggera. Ci tengo a ringraziare tecnicamente il Presidente del Senato a nome di tutte le comunità di recupero dalle dipendenze che lavorano in tutta Italia e a nome delle famiglie italiane per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore di droga previsto in una manovra economica di questo Paese. Fate le vacanze in pace, mi raccomando, senza trascendere, perché alla ripresa faremo tutti quanti il test. La materia prima, quella lì, viene prodotta da 12.000 agricoltori, 3.000 aziende, quindi non stiamo parlando di nulla di particolarmente illecito. Era una misura che comunque teneva conto anche di questo sistema produttivo, non c'è la legalizzazione. Sta facendo, come al solito in Italia, un dibattito ideologico falso, falsato, cioè che e per quello non ha nessun senso. Quindi c'è Casellati che dice no, non posso mettere questo emendamento, la Lega che applaude, la De Petris che dice facciamo il test a tutti. Quello che è successo oggi, lo scontro che c'è stato, la Casellati che blocca la norma sulla cosiddetta cannabis light, al di là del contesto su cui non voglio per ora entrare, però la reazione mi ha colpito da parte della destra, i toni grevi, la russa che si alza e grida drogato a un senatore dei 5 Stelle, l'ex ministro Fontana che dice volete dare la droga ai bambini. Io non vi ho interrotto! Scusi signora Presidente,
solo per riportare l'aula, diciamo, nella... Allora, io inviterei quest'aula a tenere un comportamento corretto nei confronti di tutti. Qua non si sta parlando di droga, cioè non ha il principio attivo. Questa canapa di cui si parla, che è la cosiddetta canapa light, non è una droga. Se voi ritenete questo disegno di legge una cosa importante per la maggioranza, fatevi un disegno di legge. Ma voglio parlare con Buffagni, perché anche con lui ho moltissime cose da affrontare. Lei ha proposto a tutti i parlamentari di fare il test antidroga. Allora io gliel'ho comprato. Come gentile. Questo è il test. Allora, naturalmente, per ovvi motivi non può fare il test in studio, lei si rende direi conto da solo, c'è il bagno di là, però io glielo consegno. Grazie. Perché quanto con l'attuale andazzo della televisione non ci sarebbe da stupirsi. No, ma non era la legalizzazione di una droga, ma semplicemente la possibilità della canapa che abbia della... una percentuale di THC comunque contenuta. È come beve il Lambrusco invece che il Barbaresco. No, però per dire... Anche se vi fumaste 20 pacchetti di questa roba qua, vi fanno il test, risultate negativi, perché non è droga, punto. Quindi non si capisce perché vietarla, visto che droga non è. La droga ai ragazzini volete dare? Vergognatevi, grida Pillon. Pillon, io non ti ho mai interrotto! Sì, no. Io non vi ho interrotto! Non sono d'accordissimo, perché c'è un quantitativo di tetraidrocannabinolo, sì, di THC minuscolo, quindi se ne fumi 20 probabilmente un effetto c'è. No, non si sa proprio niente, guarda. Non lo so, ci proverò e ve lo saprò dire, farò un'inchiesta. Ma volevo aggiornarmi su Verdini. Farebbe bene a tutto il Parlamento. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Ancora lui, non vi sorprende, lo so, lasciarlo non è possibile. Possibile per Luigi Di Maio, che per parare i colpi ha avuto bisogno per la seconda volta in un mese dello scudo umano di Beppe Grillo. Si è appena concluso, dopo quasi 3 ore, il vertice notturno tra Grillo, Di Maio e i deputati 5 Stelle. Ecco i senatori davanti, poi ci sono dietro Grillo e Casaleggio. Casaleggio, a che titolo oggi partecipa a queste riunioni con Grillo, con i senatori, sono... i deputati? Casaleggio, Casaleggio, perché scappi sempre, Casaleggio, mi lasci sempre a me? Vieni. Il garante era, diciamo, è venuto a Roma, ha fatto un blitz qui a Roma per cercare di ricompattare i suoi dopo il passaggio di 3 parlamentari con la Lega. È una cosa molto, diciamo, sentimentale. Abbiamo bisogno di riacquistare un po' la parte emotiva che c'era prima, no? I 5 Stelle... 3 se ne vanno e vanno nella Lega. Che sta succedendo là dentro? Siamo nel pieno, siamo in mezzo al guado, nel pieno di una riorganizzazione, di un ripensamento, di un movimento che è diventato da movimento di opposizione a movimento di governo. Non avevamo un'organizzazione valida per rispondere alle esigenze dei cittadini sul territorio. Questo è una delle autocritiche che dobbiamo fare. Ma l'ultima volta che era venuto Scanzi Grillo? Sì. E aveva fatto l'investitura, no? La nuova investitura di Maio. E perché torna? Torna perché quell'investitura era raffazzonata, come era il primo a sapere. Qual è il problema a monte e a valle al tempo stesso del Movimento 5 Stelle? Che nessuno gli è andato dietro. O l'hanno fatto in pochi. Cioè questo è un governo che agli occhi di molti dentro il Movimento 5 Stelle è imposto. E quando qualche settimana fa Grillo va a Roma, viene qui a Roma e dice... Di Maio resta il leader, ricordiamoci la faccia che accanto aveva Di Maio. Cioè Di Maio, secondo me, se fosse stato a un funerale sarebbe stato più allegro. È un momento magico. Ci vuole anche un po' di coraggio per correre. Guarda, tu ce l'hai il coraggio. Bisogna che noi non...
non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno contro l'altro che si dice questo qua non va bene o non va bene. Adesso le situazioni devono essere chiare, il referente è lui, il capo politico è lui, io ci sarò un po' più vicino, quindi non rompete i coglioni. Peter, come lo leggi questo arrivo a Roma di Beppe Grillo, che effettivamente quando arriva a Roma vuol dire che c'è qualche faccenda seria da sistemare, un po' come Mr. Wolf, diciamo, di Pulp Fiction. Deve fare un po' gruppo, deve cercare, visto che ce ne sono stati tre che sono passati alla Lega, deve cercare di compattare un pochino le truppe. Grillo è venuto a Roma probabilmente per ascoltare i mal di pancia e i malumori dei senatori, per evitare questa presunta fuga di massa che poi per il momento ha prodotto pochino, ha prodotto tre piccoli smottamenti, ma che evidentemente se il malumore è superiore richiede un intervento dall'alto. Quanto costa al chilo un senatore per la Lega? Perché il mercato delle vacche a cui stiamo assistendo è semplicemente la solita dinamica di Volta Gabbana degli ultimi, credo, 30-40 anni, l'abbiamo sempre visto. Nella storia della politica italiana, e chi è in studio da te o davanti al televisore se lo ricorderà, quanti che hanno cambiato casacca? Ma di solito tutti passavano dall'opposizione al governo. Cioè lasciavano un partito che era all'opposizione per andare a un partito che era al governo perché gli garantiva più potere. Questa è l'unica volta nella storia in cui ci sono dei parlamentari liberi che scelgono liberamente e gratuitamente di lasciare un partito che è al governo per andare all'opposizione. Perché? Perché i 5 Stelle con Grillo hanno tradito. Da mai col PD a viva il PD. Diego Della Valle, con la manovra economica praticamente approvata, il suo giudizio su questo governo PD 5 Stelle è positivo o negativo? Un consiglio che darei a loro, non richiesto, di smettere tutti i giorni di dire che il governo c'è, non c'è, cade, può cadere, perché poi la gente a casa si fa un'opinione di approssimazione spinta su queste cose. Quindi Di Maio è confermata? Sì, certo, non ce l'ha messa in dubbio nessuno. Quindi abbiamo solo bisogno di vederci un attimo, un po' di più, che non sulle reti, su Facebook o su Rousseau. Paura di altre defezioni? Come? Altre addii? Altre? Defezioni. Ma no, non ho notato io. Ho notato alcune critiche anche giuste, ho notato... No, è bravo, te lo dico a te. Era più spesso a Roma? Sì. Col taxi che sta arrivando qui a Piazza di Pietra con a bordo Beppe Grillo. Ha incontrato Casaleggio, ora incontra Conte, ritorna in campo politicamente. Ancora. Ma ce la fai ancora, non ti è venuto ancora un dubbio a te nella vita. Grillo, accompagnato da Davide Casaleggio, partecipa a sorpresa a un evento sull'innovazione al Tempio di Adriano. C'è anche il premier Giuseppe Conte che subito prima di lasciare la sala passa a rendere omaggio all'elevato del movimento. Posso chiedere che si diretti con Grillo? Grillo è venuto, cioè già è ridicolo l'idea che debba venire un comico per mettere pace in un movimento politico, già quello fa ridere. Però è venuto a dare delle indicazioni che questa volta il movimento accetterà ben volentieri, cioè di rimanere nel governo, di sostenere il governo, che è quello che faranno. Io non credo che questo governo cada domani né dopodomani. Questa storica stretta di mano tra Beppe Grillo e l'altro Giuseppe. Non ce la fai, Cosa ce lo dire, un momento. Non ce la farai mai. Ha incontrato Grillo? Vi siete parlati? C'era adesso la presentazione da parte del ministro del progetto sull'innovazione, c'era anche Grillo in platea, mi sono fermato un attimo a salutarlo. Che dice? Lui ci punta. Non ci siamo parlati perché stavo correndo qui per lei. Quindi. L'impressione è che ci punti su questo governo Grillo, più di Di Maio, no? Ma io gli ho parlato qualche volta e qualche volta che gli ho parlato l'ho visto molto consapevole che questa è un'occasione anche storica e su questo c'è piena sintonia. Insomma, l'avete capito, per Grillo e per Conte la strada è segnata, governare col PD fino al 2023. Però rimangono le incognite, le elezioni regionali, l'Emilia Romagna, lo sapete, le mille differenze e diffidenze tra PD e 5 Stelle. La vita del suo governo è legata anche a quello che succederà in Emilia Romagna. La caduta dell'Emilia Romagna è enorme, probabilmente travolgerebbe anche il suo governo. Lei in Emilia Romagna voterebbe centrosinistra. Faccia fare gli scongiuri, perché deve travolgere il governo? Date qualcosa di ferro altre di me.
watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Io propongo, e lo propongo da prima forza politica del paese, fermarsi tutti, deporre le armi, sedersi tutti da destra a sinistra intorno a un tavolo, insieme a imprenditori, sindacati, liberi professionisti, avvocati, commercianti, prendere in mano le 5 priorità del paese, lavoro, tasse, salute, infrastrutture e giustizia, trovare un accordo fra tutta la politica su queste che sono priorità, perché se saltano le banche, se chiudono le aziende, se crollano i viadotti, evidentemente l'Italia ha un problema che va al di là della politica. Quindi fermare le beghe, fermare i litigi, sedersi tutti intorno a un tavolo per un comitato di salvezza nazionale, trovare l'accordo fra tutti per le 5 emergenze di questo paese e poi tornare a votare. Secondo me questo governo, ogni volta che barcolle vacilla, pensa, uno, se si va a votare abbiamo tutto da perdere, due, se si va a votare vincono questi qua. E quindi in qualche modo la sua forza è la totale debolezza che hanno, ma anche l'impresentabilità di larga parte della destra, che è molto più nervosa di quello che sembra, perché altrimenti non si spiega l'uscita delirante di Salvini, che fino al minuto prima cannoneggiava tutti e poi un giorno se ne esce e dice, sapete che c'è, facciamo un tavolo della, cioè, sì, il tavolo, sì, della d'intesa, un tavolo bipartisan, cioè, con chi la fa il tavolo della d'intesa, l'insulta tutti dalla mattina. Importante e poi andare al voto. Ma quali non lo so. Poi queste cose? Io non lo so. È un'apertura di gioco che potrebbe essere interpretata come un segno di debolezza, potrebbe essere interpretata anche come un bluff, no? Cioè io, mettiamoci intorno a un tavolo e poi io lo faccio saltare perché dimostro che voi non siete in grado di salvare il paese. Io penso più alla possibilità che sia, diciamo, una presa di coscienza del fatto che i sondaggi non corrispondono al sentiment reale del paese e che quindi poi, diciamo, tutta questa corsa verso l'andiamo a votare non possa avere un risultato come quello che lui immagina. Ma no, insomma, siamo sotto Natale, quindi è giusto anche che Salvini sia buono da questo punto di vista. Ma quello che dice Salvini è in realtà, in teoria quello che dice Salvini ha del tutto senso. Sediamoci intorno a un tavolo, ci sono delle priorità, mettiamoci d'accordo. Però poi ci si può mettere d'accordo, a parte che è difficile mettersi d'accordo, ma una volta che ti sei messo d'accordo, poi la cosa importante è fare le cose. Allora quando poi lui dice poi andiamo subito alle elezioni, non capisco un po' la logica. Può essere una strategia dire va bene, io faccio quello disponibile, visto che voi mi demonizzate tutti i giorni, dite che sono brutto, cattivo, che aizzo il conflitto, allora io faccio, vi do l'ascia di guerra, la seppelliamo insieme e così. E potrebbe essere una cosa, tanto, come dire, suppongo che gli venga risposto di no. Forse gli è sembrato, diciamo, una postura troppo truce quella che ha avuto fin qui. Qualcuno gli starà dicendo di farsi un po' più morbido, ecco. E mi pare un espediente tattico. A lato pratico è già difficile mettersi d'accordo in due, figuriamoci mettere d'accordo in sei o sette, lasciamo perdere. Io credo che a Salvini parole come quelle che ha pronunciato nei giorni scorsi alla fine facciano bene. Lui è stato messo sul banco degli imputati come l'uomo nero, l'uomo di rottura, e quindi un gesto di distensione ci sta. Io lo trovo ancora in difficoltà. Dopo la caduta del governo precedente, Luciano Canfaro andò in televisione e disse lo vedo come un pugile suonato. Secondo me è ancora un po' suonato come pugile, meno efficace mediaticamente, meno efficace nelle sue uscite. Credo che sia sempre più geloso del fatto che la Meloni sale, perché per me non è per niente contento di questa cosa. Ha una grande fortuna. Quelli che potrebbero dargli ogni tanto qualche cazzotto politico sono lì che litigano tra di loro. Se il messaggio è rivolto a questa maggioranza, anzi al Partito Democratico, ragazzi, avete fallito su tutto il fronte, uscite con le mani alzate, arrendetevi, mettiamoci d'accordo sulle quattro cose da fare, ma non ho capito bene quali sono, e poi si va a votare perché ci pensiamo noi,
è difficile, adesso obiettivamente, anche se sono le 8.36, è complicato con la buona volontà dire che è una proposta particolarmente brillante. Parole e parole sul fatto che ha cambiato look questo maglioncino a collo alto. Ci spiega perché si è messo il maglioncino a collo alto prima di andare via? Ha cominciato con la taglia piccola, ma la sua ambizione è passare presto alla taglia superiore, che è quella coglioncione, coglioncione. Quando muoverà le mani gli chiederanno perché testicola così. Salvini, hai rotto i maglioni. Bene, hai rotto i maglioni. Ieri sera mia moglie mi ha insultato dicendomi sei un grandissimo maglione. Sono nuovi insulti, vero? Ma il coglioncino a collo alto si porta con i cazzoni di velluto a coste, cioè come funziona? Come mi va? E allora ti chiamerò coglioncino amoroso e tu tu da da da. Ancora ti chiamerò coglioncino amoroso e tu tu da da da. E il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà. E il loro gran... Meno male che ci sono le sardine, se no, guardate, siete voi le vere sardine. Cercano fascisti dove non ci sono fascisti, cercano razzisti dove non ci sono razzisti. Santori, tutto bene? Santori? Mi dia un attimo. Per Santori! Favore. Scusi, ma non mi ricordavo di essere così bello. Ma secondo lei... quanto sono bello da uno a Mattia Santori. Santori, bello, posi bello, quello bello. Specchio, posi quello specchio, l'intervista è iniziata. Ah, di già? Buonasera. Buonasera Santori, parliamo di sabato. Ci può spiegare i 6 punti che avete presentato durante la manifestazione delle sardine a Roma? Beh, noi chiediamo ai politici di usare le sedi istituzionali, di non usare i social. Può spiegarci meglio? Chiediamo ai politici di fare quello per cui sono stati votati, non andare in giro, ad esempio per sagre, mettendo foto sui social, magari di cibo, non so, capito? Non capisco a chi si riferisce. Papete, mojito, Nutella. No, non è chiaro. Beh, ci sta sul cazzo Salvini, va bene, ok? Le sardine sono nate contro di noi. Le sardine non sono nate pro qualcosa. Le sardine sono nate contro la manifestazione di Salvini. Io sono fieramente antifascista, antirazzista e vorrei dire un'altra cosa, però dai, sto zitta. E anti-Salvini. È importante esserci per far capire che c'è una necessità fisiologica delle piazze di ritarare, diciamo, qual è il limite sotto cui non scendere mai più. Roma è Roma e quindi non puoi andare a Roma dicendo no, facciamo una robetta, facciamo una cosa così. E quindi abbiamo detto, spariamo 100.000 sardine a Roma e tutti, oddio, non lo faremo mai. E ci serve anche un po' per dire, oh ragazzi, se non venite non siamo 100.000, quindi se poi ci facciamo una figuraccia... Quindi sotto le 100.000 figuraccia, sopra le 100.000, successo. Roma! Siamo fortissimi! Le sardine ci hanno imposto di ragionare su tutti quelli che, a cui nessuno ha parlato più, quelli che non votavano, che sono tornati in piazza, a votare ancora no, ma sono tornati in piazza con le sardine, i giovani che raccontiamo, se giovani, poi il concetto di giovane arriva a 35, certo. Credo, però
che raccontiamo sempre come disamorati o liquidi, no? con anche un'opinione politica molto fluida, molto ondivaga, come se fossero gli unici. E le piazze delle Sardine ci hanno fatto vedere chi sono veramente queste persone a cui bisogna dire qualcosa. C'è un popolo che non ha un'offerta politica adeguata, e in realtà l'offerta politica penso che non la debbano neanche proporre questi ragazzi del movimento, ma sia un tema per l'appunto totalmente in carico a un inadeguato establishment di centrosinistra per molti versi, e dimostra che però ci sono tante persone desiderose di trovare per l'appunto un'offerta. Venivano considerati quelli che non votavano non come un partito di riferimento, perché lo era quasi, ma venivano considerati come gente che non esercitava le proprie funzioni. Questa gente qui sta dicendo: io ci sono, esisto, mi voglio far vedere e voglio decidere con la mia testa. Ogni volta che la gente sta in piazza io sono molto contento, perché vengo da una generazione che andava in piazza per qualunque cosa. Mi pare che come dire, la composizione della piazza delle Sardine sia molto variegata. Signora, ma che messaggio stanno mandando questi giovani? Ammazza, da quanto tempo stai qua? Non l'hai capito da sola? È un messaggio di accoglienza, di entusiasmo, di condivisione. Loro sono evidentemente un sintomo di qualcosa che a chi avesse avuto occhi per vedere era già chiaro, e cioè da un lato l'insofferenza per un modo di fare politica e soprattutto di fare propaganda che è diventato insopportabile, e dall'altro un bisogno di politica che è un bisogno di politica di contenuti, ma anche di senso di comunità. Il fatto che si faccia una grande iniziativa sul comportamento in politica non è una cosa sbagliata. Io quello che eviterei di fare, e loro ci stanno riuscendo mi pare, è di non partiticizzarla. È un po' ipocrita dire apartitico, perché ritengo che ognuno di noi abbia comunque, almeno ognuno di noi ha una storia. Quello che colpisce questo movimento è una certa moderazione e, se si può dire, una certa educazione. E dopodiché... Da meno male. Le Sardine, con la loro eleganza, la loro raffinatezza, la loro dolcezza, sensibilità, quello che dovremmo avere tutti quanti da questo momento in poi. Ma perché la maschera? Anche siete pieni di batteri in quei microfoni lì, abbiate pazienza, no, virus, guarda, per virus. L'odore delle Sardine. Chissà. No, poverino. Sono un movimento igienico-sanitario, vogliono un po' di pulizia, capisci? Non è sbagliato. Non vogliono rifare la società, vogliono igienizzare. È chiaramente un movimento che si mobilita dentro il mondo della sinistra, su questo non c'è alcun dubbio. Ne abbiamo avuti tanti in passato, spesso ricordate il grido di Moretti: con questi dirigenti non andremo da nessuna parte, quindi Girotondi, il movimento originato da Cofferati. Spesso a sinistra, quando le cose non vanno tanto bene, come non stanno andando tanto bene, c'è uno scatto dal basso. Scusate un attimo, devo rispondere. No, grazie, non mi interessa l'offerta, no, davvero. Poi mi chiamate ogni giorno, ve l'ho già detto, non mi interessa l'offerta, va bene. Ah, i soliti call center che chiamano ogni giorno? Ma magari, era Renzi, che due maroni mi chiama ogni giorno per chiedermi di entrare in Italia Viva. Ma parliamo di cose serie, dai. Cose serie. Il fatto che siano un movimento, diciamo, di sinistra o di centrosinistra non è una sorpresa, sono nati per contrastare la Lega, quindi anche qui il paradosso di cui si parlava prima, cioè che sono un movimento che sostiene la maggioranza e non appunto che è una stranezza. In genere tutte le manifestazioni di piazza nascono per diciamo opposizione. Pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a fare politica invece che fare campagna elettorale permanentemente. Pretendiamo che chiunque ricopre la carica di ministro comunichi solamente sui canali istituzionali. E aggiungerei: al momento che la violenza verbale venga equiparata alla violenza fisica. Chiediamo di ripensare il decreto sicurezza. Lo sto dicendo. Abrogare, ok? Gli italiani hanno tante teste.
Sentendoli parlare, quelli delle sardine non mi sembrano tra le più brillanti. Soprattutto poi come hanno detto. Io penso che alla fine i 5 punti si possano riassumere in un punto solo. Mi sta sulle balle Salvini. La piazza di oggi è partecipazione, quindi la piazza di oggi è politica. Voi oggi state facendo politica. Comunque quella piazza lì è meravigliosa ed è splendida. Devo dire, quando Santori è salito sul palco e ha detto ecco i nostri 6 punti, io mi aspettavo che dicesse qualcosa con un po' più di contenuto. Quelle che ha detto, a parte l'abolizione del decreto sicurezza, siamo tutti strad'accordo, almeno noi quattro. Il resto erano delle precondizioni. Cioè fare tutto quel casino per dire dobbiamo essere educati, i politici non devono utilizzare i social, dobbiamo tutti essere garbati, bellissimo, però a un certo punto dovranno diventare grandi. Sulle sardine è intervenuto poco fa Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico. Dovremmo tutti capire l'enorme portata del fatto che le piazze italiane siano stracolme di folle che cantano Bella Ciao. Chi non capisce la potenza rivoluzionaria di questo non ha capito nulla della vita. E Sardine c'è da tenerle d'occhio, che non si facciano mettere il cappello sopra da nessuno. Vedete che non si può parlare con voi. Mi impaurite. E vedo anch'io il rischio che ha detto Massimo Franco, troppe persone gli stanno mettendo il cappello sopra. Se loro vogliono durare devono essere liberi e ogni volta che vedo non solo un partito, ma anche certi... diciamo tromboni dell'epoca passata che ci vogliono mettere il cappello devono smarcarsi, perché è la volta che muoiono subito. Questi sono dei sognatori concreti, nel senso che sognano cose diverse però hanno un grande senso della realtà. Allora che succede? Il PD è il partito dei vecchi che vogliono un surrogato di PC per pensare di votare sempre la stessa cosa, e questi pensano posso anche votare per nonno se serve a sbarrare la strada con lo zampognaro di Salvini, per carità, però non pretenderete che stasera me lo porto insieme in discoteca. È un voto momentaneo dato più contro che a favore di qualcosa. Patti Smith, c'è presente Patti Smith? Sì, abbastanza. Abbastanza. Le sardine hanno il potere, vediamo qua, abbiamo anche un videino se non sbaglio, eccolo qua, prego regia. People have the power still? Always. Even in Italy. Especially in Italy, the sardines have the power. Sardine, le sardine, sardines have the power. Non lo fa.